lo stesso anno. Devo Nicole Carmignani, la giovanissima editrice al primo anno di attività, ai primi mesi, primi mesi addirittura. Allora, niente, dico due parole giusto, tanto insomma, per innanzitutto grazie di essere qui presenti e grazie anche a Leonardo che ci ospita nella libreria Tra le righe qui a Pisa. Questa è la prima presentazione a Pisa della nuova casa editrice che ho aperto da pochi mesi e stiamo inaugurando oggi la collana di saggistica e ci sembrava insomma importante inaugurarla proprio con questo libro. E con Paola e Andrea ci conosciamo da 10 anni ormai, e in questi 10 anni sono successe tante cose, tra cui appunto che è capitato di aprire questa casa editrice e mi sembrava doveroso insomma con questi amici che hanno scritto quest'opera, che è cresciuta, l'abbiamo vista crescere insieme, è nata come così un articoletto scritto su queste morti misteriose di questi 3 segretari del PC. E poi dopo pensando, ma perché non ne facciamo un libro? Insomma, e Paolo e Andrea si sono messi all'opera e dopo qualche mese, a tempi veramente record, poverini non farti lavorare, e hanno tirato fuori questo bel libro che come vedete insomma è un libro anche di un certo spessore culturale e sono 160 pagine dove c'è il riassunto di un riassunto intelligente di tutto ciò che è successo effettivamente nel PC italiano negli ultimi decenni e come si è trasformato, poi diranno loro meglio insomma se si è trasformato in senso positivo o negativo, ma comunque insomma tutti voi penso un po' abbiate la vostra idea. E niente, quindi mi sembrava ecco, una bella cosa. Questo libro tra l'altro oltre a essere fatto appunto un'editrice amica degli autori, oltretutto c'è anche questa bellissima copertina che è un elaborato grafico realizzato da Elena Montella, tutto sempre in famiglia. E quindi niente, insomma vi lascio a questo punto a questa presentazione e introdurrà come moderatore Domenico Marino che è un altro amico della nostra sezione, il compagno della sezione e Gramsci Verdini. Compagno e amico. Quelle di sempre si chiamano amici. No, vabbè, compagno e amico si può sì, dire. Sì, amico, compagno e amico sei assolutamente. Della sezione Gramsci Berlinguer di Pisa, quindi lascio a voi la parola per dire qualcosa di più. Grazie. Compagni, ben trovati. Anch'io sono, diciamo, emozionato e contento per la presentazione di questo libro, contento per i compagni e amici, insomma, Paola e Andrea, con cui si è portato avanti negli anni un discorso politico coerente, caratterizzato comunque da grande solidarietà. Sono anche contento perché comunque il libro è anche una sintesi del percorso che come circolo prima, adesso sezione liberale, partito comunista, che spero a breve tutti insieme riusciremo in qualche modo a ricostituire, perché il senso del libro è anche quello, si analizza per riuscire a toglierci dalle pastoie presenti e ridare insomma protagonista alla classe operaia e lavoratrice in generale, insieme a studenti, precari, disoccupati, insieme in una lotta di classe, in un fattore soggettivo che inevitabile ci voglia, perché abbiamo visto negli ultimi 20 anni, insomma, di eclettismo a sinistra non è che abbia cambiato le cose, anzi, se non è riuscita nemmeno a fermare di un briciolo il grande attacco che è stato fatto in tutto il mondo, in Italia in particolare, avendo uno stato sociale importante, appunto stato sociale tutto quello che ne viene. Prima di dare la parola ai compagni volevo leggere un intervento diciamo, politico che oltre a visionare il libro come dire, contestualizza e dà una breve panoramica su quella che è la situazione politica italiana e soprattutto come si è arrivati a questo stato di cose grazie anche a dei media condiscendenti che cioè, ormai sentono veramente il ridicolo, diciamo da ridere c'è poco considerando la portata insomma,
di quello che vanno a causare. Il libro di Paolo e Andrea affronta con minuzia di particolari e con temperamento storico questioni molto spinose ma cruciali della politica italiana, soprattutto del secondo dopoguerra, mettendole insieme in un quadro generale coincidente e illuminante, ponendo come riferimento ineluttabile centro della discussione il PC di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer, e azzardo un'ipotesi molto verosimile, dati alla mano, su un complotto orchestrato dalla massa borghesia internazionale e nostrana, P2, per far terminare una delle esperienze politiche più grandi, più proficue e più democratiche che l'Italia e l'Europa intera abbiano mai visto. Tutto il marciume che è stata la Seconda Repubblica ha avuto come presupposto la sparizione appunto del PC. L'esperienza politica, sociale e umana che ha vissuto il PC non è stata certo facile fin dal suo nascere, dovendo far da subito i conti con l'avvento del fascismo, che ha combattuto strenuamente e con grande sacrificio, sia durante il ventennio, sia durante la guerra di liberazione col movimento partigiano. Alla fine della guerra ha dato un grande contributo per redigere la Costituzione antifascista, che rimane uno degli esempi più fulgidi di diritto sociale nel mondo. Negli anni a seguire, fino al suo scioglimento, ha lottato organizzando operai, impiegati, studenti, disoccupati per superare il capitalismo, seguendo una propria via democratica e arrivare così al socialismo senza perdere di vista la società reale e il suo contesto storico-sociale. Certo, il PC non fu tutto rose e fiori, visto e considerato che pur avvalendosi del centralismo democratico, tra parentesi, l'unico sistema che garantisce, se ben usato in tutte le stanze politiche, sindacali e consigliari, garanzie di democraticità fin tanto che la segreteria segue la base e viceversa. Nonostante il centralismo democratico, appunto, il partito era spaccato in due, tra i comunisti, tutti i segretari, sono stati comunisti tutti i segretari, si può dire tranquillamente, con differenze, diciamo anche qualche calo, ma su quello questo è un dato indiscutibile, fino a Natta, tutti i segretari, io non considero nemmeno Occhetto segretario del PC, quello si è chiaro, al di là che è stato per poco tempo, quindi era spaccato in due tra i comunisti e i liberali dell'ala migliorista filoamericana Amendola, Chiaromonte, Napolitano, con gli opportunisti costruttiani implicati negli affari economici, con cooperative che a Milano hanno fatto affari con Berlusconi, mascherati dietro un anacronistico filo sovietismo revisionista a rimorchio e tenaglia contro la base comunista e Berlinguer. La morte prematura di quest'ultimo ha permesso il sopravvento definitivo dell'ala liberale, che tradisce con Occhetto gli ideali comunisti e democratici del PC nella svolta della Bolognina, e sancisce verticisticamente, tra lo stupore e il rammarico di gran parte della base, il passaggio all'ideologia di fatto liberale con PDS, DS e PD. Cossutta intanto genera la rifondazione comunista, mai comunista nel suo percorso politico, così come tutte le sue filiazioni, PDC, SEL, PC, Dirizzo, eccetera, per convogliare e segregare in una specie di riserva indiana i comunisti che si sentivano a ragione tradita dalla nuova dirigenza del Partito Comunista Italiano, snaturato nei DS, e tutta quella masnada di partitucoli, democrazia proletaria su tutti, a parole alla sinistra del PC, ma nei fatti portatori di una cultura azionista di matrice mazziniana e radical borghese. Ciò non toglie che il PC fu comunque nei suoi limiti un importante volano per migliorare la società italiana, con importanti conquiste di natura sociale nella scuola, nella sanità e nei diritti sociali in generale, che oggi rappresentano l'unico esempio di politica realmente progressista e socialmente riformista in Italia. Al netto di sterili e infantili radicalismi rivoluzionari è utile capire quest'ultimo passaggio in chiave odierna, poiché se c'è un modo per iniziare un cambiamento consapevole dal basso è quello di contrastare la subdola quanto invasiva propaganda borghese e i suoi infingardi radicalismi, riprendendoci come classe lavoratrice si intende il significato autentico e originale delle parole. Ciò che oggi ci viene spacciato per riforme non è altro che una restaurazione reazionaria, tesa ad annullare un secolo di conquiste ottenute con sacrificio della classe lavoratrice e garantite da una Costituzione realmente progressista e pacifista, sempre più svilita dalla politica contemporanea. La parola riforma non conserva più niente del significato originario. Le riforme in passato erano le parole d'ordine della sinistra, del PC,
per cambiare il capitalismo nel senso di una maggiore uguaglianza e di una maggiore giustizia sociale in ambito democratico. Oggi invece sono diventate il grimaldello di una politica venduta, il PD, lo vediamo, ai padroni, per scardinare istituzioni e diritti introdotti dalla democrazia contro la democrazia stessa, in favore di un capitalismo sempre più predatorio. Il concetto di riforme si è più che capovolto. Nella tradizione della sinistra comunista le riforme hanno significato in passato miglioramento della classe di riferimento, i lavoratori. Oggi invece collimano con un peggioramento reale, meno diritti per i lavoratori, smantellamento dello Stato sociale, tagli alle pensioni e un'ulteriore ridefinizione del reddito a vantaggio dei ricchi. Questo capovolgimento di significati è la base per il consenso, quindi per il potere dittatoriale, oggi lo possiamo dire, più che mai, della borghesia, che grazie al dominio totale e totalitario dei mezzi di informazione ci convince ad abbracciare i suoi antidemocratici ideali nichilisti, ricominci a Bodano, questi i cretacci. Direi di non cadere nella provocazione, aspettare un attimo magari, perché... E poi diceva...